A te posso andare a calcio! A te posso andare a calcio! Proteggili, valore! Ti offriamo un vago fiore che va a trovarsi al cielo! Tu, fior di cuore angelico, accetta un dono ancora! Che la bellezza dimora qui quando essere un me! Si conferma davvero speciale il legame tra la comunità di Sala Consilina e il suo santo patrono San Michele. A dimostrarlo ancora una volta è anche il successo riportato dal progetto San Michele Amatoriale, finalizzato alla promozione del culto micaelico salese, un DVD contenente le immagini e i video amatoriali relativi all'edizione 2015 delle celebrazioni di San Michele a Sala Consilina, è stato realizzato e messo in vendita per raccogliere i fondi da utilizzare per un concorso di idee volto alla realizzazione di un'opera d'arte originale dedicata proprio al santo patrono di Sala Consilina e al suo culto. Il bilancio è sicuramente positivo, noi non ci aspettavamo subito un entusiasmo e una partecipazione come c'è stata. E se vogliamo parlare di numeri, abbiamo raccolto 1.070 euro, detratte le spese sono rimaste in cassa 815 euro per il momento. Abbiamo regalato più di 100 CD. DVD, quindi a chi faceva l'offerta regalavamo il DVD e quindi come prima settimana il bilancio è più che positivo. Adesso però viene il grosso del lavoro da fare, perché come promesso noi a settembre presenteremo il concorso di idee per la realizzazione di quest'opera d'arte e quindi abbiamo tutto l'anno per redigere il concorso e continuare la raccolta dei fondi. A proposito della redazione del concorso, siamo comunque aperti, anzi stiamo cercando collaboratori che hanno voglia di lavorare proprio per sviluppare al meglio questo, il regolamento del concorso. Riguardo alla raccolta fondi, che è la parte anche comunque necessaria per sviluppare questo progetto, il nostro appello va a tutte le associazioni che hanno aderito e hanno simpatizzato con noi riguardo a San Michele Amatoriale, perché se ogni associazione che ha un suo evento si inventa all'interno dell'evento un modo per raccogliere idee e fondi, ci aiuta concretamente, aiuta la comunità naturalmente, non noi, ad avere un giorno quest'opera d'arte. Come pure l'appello nostro va agli imprenditori e alle aziende commerciali che a fine anno di consuetudine fanno il regalo ai clienti dei gadget, magari quest'anno nei cestini natalizi o nei regali che vogliono fare possono metterci pure il DVD di San Michele Amatoriale, in modo da aiutare la diffusione del culto micaelico e della festa e ad aiutare il progetto a crescere sempre di più. La nostra sede è su Facebook, è la pagina Facebook, dove ogni mese sarà aggiornata quantomeno per sapere quanto abbiamo raccolto, quanto abbiamo speso e queste informazioni qua. Ma soprattutto sulla pagina Facebook si può trovare l'indirizzo e il nome di chi aderisce mettendo a disposizione il proprio spazio per la raccolta fondi e per la distribuzione dei DVD, quindi l'edicola, il bar e tutte le richieste che ci stanno arrivando saranno pubblicate su Facebook. L'importante è, per aiutarci sempre, invitare tutti gli amici di Facebook a cliccare mi piace sulla pagina di San Michele Amatoriale, in modo da essere sempre comunque aggiornati sull'evoluzione del progetto. Intanto anche quest'anno la festa del Santo Patrono di Sala Consilina è stata vissuta su un doppio binario, quello della partecipazione attiva con l'abituale folla che ha preso parte alle celebrazioni del 28 e 29 settembre, è quello della partecipazione virtuale, ma non per questo meno sentita, da parte di tutte quelle persone lontane da Sala Consilina che anche attraverso i filmati e le immagini diffuse sul web e sui social network, anche da altre parti del mondo, hanno in qualche modo vissuto con altrettanta intensità e passione la ricorrenza di San Michele, dando anche da lontano il loro contributo. Un esempio commovente ed emozionante arriva dagli Stati Uniti e in particolare dal New Jersey. Qui nella città di Paterson vive una famiglia originaria di Sala Consilina, il cui capostipite Pasquale D'Amelio ha voluto realizzare un video nel quale formula gli auguri alla figlia Michela, nata manco a dirlo a Sala Consilina, e a tutta la comunità salese, per la quale l'83enne con vibrante accento italo-americano chiede protezione proprio al santo patrono di Sala Consilina.
San Michele Arcangelo, proteggi questo popolo. Buon San Michele, viva Salerno, salve Consolina. Hi Dad. Pasquale D'Amelio, ne state uniti. San Michele Arcangelo.